Il 20 gennaio di 100 anni fa nasceva Federico Fellini, al grande regista è dedicato TG2 Dossier in onda questa sera alle 23:30, il racconto di uno dei suoi più stretti collaboratori nel servizio di Laura Gialli. Si può non scegliere un'ideologia, si può non trovarsi schierati da nessuna parte, ma l'obbligo di avere una lucida consapevolezza di quello che succede mi sembra che è un dovere di tutti. Le opere di Fellini, la sua creatività, ancora oggi ispirano chi ama e vuole fare cinema. I suoi film diventano così abbecedario di saggezza da trasmettere alle nuove generazioni. Mi viene spesso domandato qual è il lascito di Fellini, qual è la verità vera che lui ci ha lasciato. Ecco, è una parola grande, è una parola importante. Io dico che ci ha lasciato la libertà. Mette in scena tutto il suo vissuto, Fellini, 8 e mezzo ne è l'esempio più vivo, sentito. Un raccontarsi così sincero da divenire verità universale, elevando il cinema ad arte. Uno spettacolo che non è più solo intrattenimento, ma diviene riflessione, conoscenza della vita. E a 25 anni dalla sua scomparsa, sempre vivo il ricordo di Massimo Troisi.